Io penso che siamo, l'abbiamo detto anche prima del disastro di Cutro, non si sta affrontando il problema, lo si fa in modo propagandistico, perché mi permetto di dire una cosa molto secca: abbiamo più giovani italiani che ogni anno se ne vanno via dall'Italia di stranieri che vogliono venire in Italia. Quindi questo è il tema, stiamo parlando di 120.000 giovani che ogni anno se ne vanno via dal nostro paese perché non trovano qui le condizioni per poter lavorare. E dall'altra parte noi siamo un paese che ha un processo di denatalità sotto gli occhi di tutti. Andando avanti così siamo di fronte al fatto che tra 15-20 anni saremo 6 milioni di persone in meno. E sotto gli occhi di tutti che una situazione di questo genere non si regge, perché se tu vuoi far reggere lo Stato sociale, se vuoi far reggere i diritti in generale, hai bisogno di aumentare l'occupazione. Già adesso noi siamo il paese che ha il livello di occupazione più basso d'Europa, il 60%, e i giovani e le donne sono quelli meno occupati e nel mezzogiorno ancora di più. Quindi la nostra posizione è che anche sul versante della migrazione bisogna cancellare leggi folli che sono state fatte negli anni, dalla Bossi-Fini ad altre, e bisogna fare un vero e proprio piano di integrazione che ragioni su come anche questo diventa non un elemento su cui aver paura, ma su cui costruire un futuro, anche in termini di investimenti, di formazione. Certo che è un problema di tutta l'Europa e noi non possiamo essere semplicemente quelli che affrontano da solo, ma se io voglio chiedere all'Europa di affrontare in modo diverso e voglio fare una battaglia perché si affronti in modo diverso, devo dimostrare come paese di essere in grado di affrontare questi temi, non facendo propaganda, ma affrontandolo seriamente. Quindi anche su questo noi siamo molto critici, e lo dico perché il governo in questi mesi non si è confrontato con noi. Noi la mobilitazione l'abbiamo decisa prima di questo decreto, perché sono mesi che il governo non sta discutendo con nessuno, e in questi 4 mesi ha trovato il tempo di convocarci domenica sera alle 19 per dirci che il giorno dopo faceva un decreto. Così non funziona, ma così secondo me non funziona non perché non ha rispetto del sindacato, perché senza il contributo e la partecipazione di chi lavora questo paese non lo si cambia, e se lo si vuole cambiare contro chi lavora, ecco, allora noi non ci stiamo e facciamo la nostra parte, perché noi vogliamo riformare, cambiare, migliorare questo paese più del governo, ma lo vogliamo fare avendo attenzione a chi tiene in piedi questo paese, che sono quelli che lavorano.